La stagione del basket regionale di fatti non è mai iniziata e la scadenza del 15 gennaio si avvicina a grandi passi. Ma all'orizzonte non si parla di una ripartenza vera e propria. La FIP regionale attende notizie dalla FIP nazionale, che a sua volta attende notizie dal Ministero dello Sport per stabilire i nuovi protocolli per la ripartenza. La volontà di tutte le società regionali è quella di ripartire, ma solo in sicurezza, solo con adeguati protocolli e anche confidando in tamponi che possano essere applicati a costi sicuramente minori di quelli attualmente in vigore. Le società di C-Gold riunitesi il mese scorso hanno manifestato la volontà di tornare a giocare anche con una formula diversa, una formula ridotta, iniziando magari a fine marzo e proseguendo la stagione fino a luglio inoltrato. La cosa importante è ripartire. Il ministro dello sport Spadafora ha dichiarato giorni fa che la ripresa delle attività in palestra può essere pensabile solo se l'indice RT scenda sotto 0,50. Quindi tutto dipende sempre dai contagi, tutto dipende dalla curva epidemiologica, tutto dipende dall'andamento della pandemia nel mese di gennaio, che sarà quello decisivo per vedere se il basket possa davvero ripartire. La speranza c'è, le società sono pronte in qualsiasi momento. Il problema è sperare in una cosa che non si può prevedere. In tutto questo c'è già alla base una formula del campionato che prevederebbe per la C-Gold 3 gironi da 5 squadre con gare di andata e ritorno e playoff per le prime 3 e la migliore seconda. Tutto ovviamente sul tavolo, tutto ovviamente da ridiscutere anche col comitato regionale, ma alla base di tutto ci deve essere il nuovo protocollo, quello che garantisca sicurezza ai giocatori, ai dirigenti e perché no, anche agli spettatori.